Buongiorno amici! Ciao bimbe! Come state? Male. Perché? Cos'è Boh, successo? perché Chi viene oggi con noi a giocare? I nostri amici vengono qui a giocare e cosa faremo con loro? Vivono con noi! Yes! Vivono con noi per 24 ore. Quindi, cosa faremo oggi? Tanti giochi dove? In piscina anche, ragazzi, facciamo la gara di nuoto. Di Esatto. nuotare. Di tuffi, di tuffi. Bene, bene, bene. Quindi. Ieri ho fatto uno che mi è andata giù con la testa. Ma Veramente. tra poco arrivano. Più tardi, adesso andiamo a prendere chi? Daniel. E poi quando noi andiamo Daniel. Torniamo a casa, mangiamo, io faccio la mia mezz'ora di fitness. Io non mangio. No, tu mangi, No. perché altrimenti non viene No, nessuno. perché le già lavate. No, tu mangi. Guarda che se tu non mangi e non mangi quello che dico io, cioè la pasta con le zucchine, stasera niente, Pasta sorpresa. all'olio? Pasta all'olio? La pasta all'olio. Magari stasera ci sarà una sorpresa, ma non lo so, ci devo ancora pensare. Voglio vedere come vi comportate oggi pomeriggio. Sapete, ragazzi, che io 2 giorni ho mangiato tutta la pasta all'olio senza formaggio, la voglio anche oggi. Sapete ragazzi che lei è da 5 anni che mangia pasta e olio? Mangia anche un po' di verdure, signorina! Scrivete nei commenti se Anastasia, cioè questa qui, deve o non deve mangiare frutta e verdura, perché ne mangia veramente poca, ok? Voi la mangiate la frutta e la verdura, è importantissima, fa benissimo! Quindi scrivete nei commenti ad Anastasia, dove sei? Questa qui, questo rospo, che deve mangiare la frutta e la verdura, altrimenti voi vi arrabbiate con lei, vero? Frutta e verdura a parte. Siete pronte? Tu hai già l'accappatoio per quando andiamo in piscina? No, vuoi uscire con l'accappatoio? Tanto non ci sono nemmeno 40 gradi a Novara oggi. Saranno 60. Ce ne saranno 38. Va bene, pronti partenza e a prendere Daniel. Ed eccoci da Daniel, ma Daniel non è ancora arrivato, quindi lo aspettiamo insieme. Vai. Oh, che carino. Chi è? È un unicorno. Ciao, unicorno. Come ti chiami? Che bel nome che hai. Sai che mi piace un casino? Perché la mia mamma non mi ha chiamato così? Cosa dobbiamo, ragazzi? Ah, ma perché dovete sempre picchiarlo, questo unicorno? Perché le si è rotta la testa. Ah, si è rotta la testa? No! Come lo chiamiamo, questo unicorno? Come? Marina? Fragolina! Che carina! Sei profumata anche come una fragolina! Comunque, Daniel non è ancora arrivato e noi siamo qui ad aspettarlo ore, ore e ore. Ma arriverà, abbiate pazienza. 2 hours later. Tornate a casa, amore! Abbiamo anche già pranzato e tra poco arrivano i nostri amici Raffaele e Antonio. Guardate. Cosa stai mangiando? Che buono, l'ippopotamino con l'oripieno e la crema di nocciola. È buonissimo. Sapete, ragazzi, che lei, mio Raffaele, stavamo giocando a Roblox. Io con il mio telefono ero andata su Roblox, poi Raffaele è andato su Roblox e aveva vinto il mio gioco che stavo giocando io. E avete giocato Sì, è la insieme? prima volta perché sempre non era mai successo. Oh, che bello! E sei stata felicissima? Sei contenta che arriva anche oggi, Raffaele? Sì, guardate il mio yogurt. Ah, poi ci beviamo un buon NC1 alla fragola, vero? Sì. Va bene. A few inches later. Amo, hanno suonato! Sono arrivati! Andiamo ad aprire? Apri, amore. Sì, ciao bimbi, siete arrivati? Sì. Ma bravi, siete pronti a stare con noi per 24 ore? Sì. E a divertirci insieme? Io vado a Ciao! Che stupidina! Allora, Vanessa è già in costume, Anastasia è quasi pronta. Se vi volete mettere in costume andiamo in piscina, ok? Sono andate in piscina a giocare, ma mi sa che tuo fratello e Vanessa sono già fuori, vero? Sì. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Signorina, Devo e fai la coda, ti metto la crema, Raffi, eh? Se no ti bruci, amore, certo. Vai, Raffi.
Arrivo. Ciao. Siete già in acqua? Sì. Chi c'è già in acqua qui? I nostri amici? Sì. Vi state divertendo? No. 10 minuti, eh? Sì. Guarda Antonio che c'ha il segno della maglietta. E te? Avrai il segno del costume. Cosa hai fatto? Ti sei aspirata? Sì? Sì. O te la sai mettere da sola? Questo metterla da sola. Sei sicura che la metti bene? Sì. Poi gliela dai da Raffaele? Sì. Io te la vado. Molto piano, medio e veloce. Vediamo. Piano, piano. Medio. Veloce. Vai. Ammazza, oh, che velocità. Okay. Crema messa. Ani, guarda che Raffaele ti ha portato i braccioli. Daglieli che entra anche lui. È rinfresco. Com'è l'acqua? È calda? Sì. Ci sta bene? Sì, vediamo quanto. Magari dopo lo faccio anch'io il bagnetto. Sì. Ma dove facciamo per il buio? Sì, ma io devo... Dove ci arrivi, Tom? Vieni. Allora. È 29 e mezzo. 29 e mezzo gradi? Guardate, ragazzi. Mamma mia. Wow. Guardate, ragazzi. Vediamo. Bravissima, però tappati il nasino, no? Sì. Adesso lo faccio anche, aspetta. Vai, la fa. Io mi do 10 la fuori. Pure con esso poi. Via, vai. Anzi, la seconda. Vado, mamma. Vai. 3, 2, 1. Ammazzo. 10 minuti, poi merenda, va bene? Sì. Cosa c'è per merenda? Quello che c'è, vediamo. Okay. Cosa di merenda? Non lo so, poi vedremo. Allora bambini, avete fatto il bagnetto, avete fatto la merenda, non essere arrabbiato perché adesso ti do una bella notizia. Lui voleva rientrare in acqua, ma in acqua non si può perché vi dovete preparare, perché stasera andiamo a mangiare dove? Al McDonald's. E ci sono i giochi? No, c'è il McDonald's, no, sai dov'è? Ci sono i giochi. Ah sì, c'è quella stanzetta Anastasia, ti ricordi che con le mani fai i giochi per terra? Sì, quello lì. No, che anche altro. Ma non so se è aperto quello. Siete contente? Sì. Eh? Anche io. Raffaele sta facendo una capanna bellissima. Una capanna? Sì, bellissima. Ah, dopo vengo a guardare allora. Un minuto e arrivo, ok? Stavamo guardando la TV. Bravi. Perché abbiamo messo due cuscini davanti così non possiamo vedere la TV. E per dormire due cuscini dietro, così possiamo vedere l'attimo quando vogliamo. Ok, allora tra un attimo vengo a vedere la vostra super capanna. Poi vi preparate, Antonio e Raffaele, ok? Quando ve lo diciamo io e Raffaele. Mi chiami tu allora? Sì, perché sennò... Non è pronta la capanna. Va bene, allora aspetto che mi chiami. Sarà gigante. Va bene, poi vi volevo fare una domanda. Per domani a pranzo preferite le lasagne o le polpette nel sugo con la pasta al sugo delle polpette? Lasagne. Lasagne. Lasagne, tu? Lasagne. Lasagne, tu? Lasagne, ovviamente. Che c'è? Non quelle lasagne. No, le faccio io, amore. Ah, lasagne. Sì, sì, quelle lì non erano buone. Ok, allora vado a preparare il ragù per domani e vi aspetto che mi chiami. Per le lasagne ci vuole il ragù. Mamma, non me la mandare perché io la prima mi fanno il capanaggino. Allora, non ho capito. Io la parliamo, ciao. Mamma, prima io avevo detto a te forse che no, ti avevo sentito la te che oggi andavamo a mangiare da qualche parte. Avevo in mente di portarvi a mangiare fuori. Ma non è che andiamo al McDonald's? Sì, forse tu l'avevi detto, io però non ti ho risposto perché non volevo svelarti, sì. Perché non ero ancora sicuro, ho chiesto anche alla loro mamma se era d'accordo, ok? Sì. Dai. Tu sei già pronta per stasera? Sì. Va bene. Beh, voi come fate il nodo? Lo fate così, no aspetta, che prima allacci, poi fai così, così e vabbè, o prima, o fate così, così, così e giri e fai il nodo? Io faccio così. Così, 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 e così. Bravissima, anch'io faccio così. Ma devo venire?
È pronto? Sì. Arrivo. Adesso chiudo gli occhi, eh? Ok. Aiuto. Vediamo un po' questi bimbi cosa hanno fatto. Ah no! Non so cosa sto registrando. Apro? Sì. Che bella! Sembra più un negozio, più che una capanna. È uno shop? Mamma mia! Ma quanti soldi abbiamo? Ma è stupenda, non bella. Cioè, un po' in disordine. Ma io mi sono truccata. Cosa ne pensi, Vanessa, di questa capanna non capanna? Ma poi c'è anche il mio accappatoio. Il tuo accappatoio che sarà anche bagnato. No, perché ci posso mettere la capanna. Oh, ma fammi vedere la tua faccia. Mi mortenci, ma fammi vedere bene. Ma dove devi andare? Guarda che dobbiamo andare a mangiare al Mac e tu ti devi subito, immediatamente togliere questo trucco, eh. Me lo tocco. Sì, sì. No, no, tu non esci di casa conciata così, eh. Sappilo, eh. Per gioco va bene, Anastasia, per uscire no. Sì, però... Sì, però una maglia rosa e... No, 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 tu adesso ti togli tutto. Dicevi, Raffi? Niente. Cosa mangiate stasera? Tu sai già quale panino scegliere? Stasera. Io ho una bella insalata col pollo fritto che mi piace un sacco. Toast. Il toast? Eh? Ah, prendiamo Prego. Il. Prendiamo sì, l'Happy posso... Meal, che c'è il giochino? Sì. Va bene. Ecco, poi io prendo sempre il toast. Per il gioco. Va bene. Allora, Rafa, però ti devi vestire, amore, perché tra poco arriva la mamma, ok? Andiamo a mangiare? No. Raffaele viene con Chi viene con me? Solo tu? No, sei con me qui. E tu? No. Non vieni con me? No. Perché? E allora, Raffaele... e allora Raffaele va con la mamma e voi due venite con me. Antonio viene qui. Ma tu vieni con Raffaele? No, mio, sei venuto con me? Bravo amore, sei il più intelligente, che non fa storie e va dove c'è posto. Buon appetito! Ma qui c'è un principe tra di noi. Mamma, mi è andata dentro la cannuccia. Fa niente, ormai è dentro. Ormai è dentro. Ormai è dentro, che bel panino, cosa mangiamo qui? Non male che non ti piaceva, Mamma, ormai è... Ah, l'hai presa, l'hai recuperata? Ma dove la metto? E la principessa qui? Dove la metto? L'hai aperto? Dove lo metti? Nella scatoletta, ma nella tua, allora. Buon appetito. E là, uelà. Ma cosa c'è qui? Dove siete? Ani. Vai su anche tu, Lele. Ma che bel giochino c'è qua? Mamma mia, quante zanzare! Chi è questo mostriciattolo? Nessuno. Ciao, dov'è? Lele, andiamo a casa che siamo in pasto alle zanzare? Quindi siamo tornati a casa. E io e Daniel in macchina stavamo pensando una cosa. Che cosa? Che cosa? Allora, adesso tu non puoi sentire. È per adulti, non per bambini. Allora, stavo pensando, perché non dormite qua anche stasera, così domani siete già qua, anziché svegliarvi presto e venire qua alle 8 e buttarvi su un divano al caldo? Sì! Sì! No, non vi va? Vabbè, allora venite domani, va bene, non vuole... se non vi va, non vi va, vero, là? Se non vuoi, non vuoi. Però vabbè, lo voglio. Un pochino di entusiasmo. Lo voglio. Sì, lo voglio, amore. Sì. Siamo sposi da adesso in poi, io e te. Va bene? Così sì. Domani dormite tranquilli? Sì, dormite da noi. Allora posso dormire qua? Vuoi dormire con... No, tu dormi con me. Puoi dormire da noi. Sì, però Anastasia devi fare una cosa. Lo sapevo che lo dicevi. Sai già? Aiuto. Sai già cosa devi fare, vero? Perché loro dormiranno nella vostra cameretta. Guarda, noi dormiamo nella camera mia. Vai, dormo qua. No, io sono qua sotto. Cosa c'è in cameretta? No, tu dormi con me. C'è da mettere in ordine il letto. Ma non ho capito dove dormo. In camera tua. E tu dormi con me, in camera mia, con lei. No, tu dormi con me. No. Ok, allora non dormono. Vai vai a mettere in ordine la cameretta. Io dormo con i miei bimbi e tu dormi con i tuoi bimbi. Ani,
vai a mettere in ordine la cameretta. Bambini, ora della nanna. Dormite insieme? Sì. No, adesso venite a dormire con me. Ragazzi, il nostro video con i nostri amici, la prima parte, finisce qua. Sono nell'altra stanza che dormono e domani mattina faremo la colazione insieme. Non perdetevi il video di domani, in cui faremo una gara di tuffi. Prima. Forse, se ve lo meritate, se fate i bravi, ok? Prima passa i colori che sono meno. Hai ragione, che Maria Rosa domani mattina si alza presto che va a lavorare. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao. Sono pezzo, ciao. Sì, davvero sono pezzo. Buonanotte. Ciao.